Ci troviamo nella biblioteca privata di Giuseppe Battarino, magistrato, scrittore, per parlare del suo più recente libro, Il tempo della giustizia, che la casa editrice Nodo Libri ha pubblicato nel 2017. Il tempo della giustizia, all'apparenza, nella veste di una raccolta di pensieri sparsi, è in realtà un libro denso e molto coeso. Il tempo che è richiamato fin dal titolo è chiaramente l'elemento unificante. E tu descrivi il tempo della giustizia come un mezzo, uno strumento fondamentale che l'uomo ha a disposizione nella sua ricerca della giustizia umana. Ed è per l'uomo l'applicazione della sua facoltà razionale. E il problema, e questo emerge subito dalle prime pagine del testo, è che questo aspetto razionale nella gestione del tempo della giustizia si scontra con un bisogno forse atavico dell'uomo, e cioè quello della immediata soddisfazione di fronte ad un'ingiustizia subita, e che gli uomini, verso i quali gli uomini chiedono anche legittimamente soddisfazione. Ecco, vorrei proprio chiederti, in questa dialettica tra ragione e quindi tempo ragionevole della giustizia e immediata soddisfazione, ecco, vorrei chiederti proprio a proposito di questo qualche delucidazione, perché mi sembra un punto importante del tuo libro, almeno il punto di partenza di esso. Beh, direi che è anche il punto nodale del saggio, del ragionamento, perché la dialettica tra quello che sinteticamente possiamo definire il fascino dell'immediatezza, e che tu individuavi questo desiderio assolutamente umano di immediata soddisfazione, che ripeto però anche il suo fascino. Io parlo di fascino dell'immediatezza, ci avvince l'immediatezza, la risposta immediata. E invece la razionalità che necessita di tempo. Tant'è che la scelta è stata quella di dare un sottotitolo, il titolo è Il tempo della giustizia, il sottotitolo è Razionalità e garanzie in un tempo esatto. Razionalità e garanzie sono un ulteriore elemento dialettico del processo. Il processo o tutto lo svilupparsi della giustizia nel corso del tempo ha bisogno di garanzie. E ha bisogno dell'esercizio della razionalità. Il tempo esatto è un po' un gioco lessicale, fa riferimento all'espressione latina exactus, cioè che sta fuori, tirato fuori. L'idea di fondo è che perché questa razionalità si possa esercitare, il tempo nel quale si amministra la giustizia deve essere un tempo, ma anche un luogo, nel quale si sta fuori dallo scorrere della vita comune. E allora questo significa anche una cosa che sta insieme all'esercizio della razionalità. Significa che i luoghi in cui si amministra la giustizia sono luoghi depurati delle emozioni e delle passioni. Mi rendo conto che è difficile arrivare a questo perché dove c'è la lesione di un diritto, dove c'è un conflitto che la giustizia regola, ci sono delle passioni umane, ci sono delle emozioni, ma lo scopo di chi amministra la giustizia deve essere, tra l'altro, quello di tenere questi luoghi al di fuori dell'impatto delle passioni e delle emozioni. D'altro canto, questo fascino dell'immediatezza attraversa tutta la storia. Io cito nel libro, tra le prime fatti storici che cito, c'è la vicenda degli Orazi e dei Curiazi, non per quello che noi tutti conosciamo, per la lotta dei tre Per contro i l'aspetto tre, successivo, no? ma per quello che avviene successivamente, cioè per la morte della sorella di uno degli Orazi, che il fratello uccide, il fratello viene immediatamente giudicato, ma questo c'è anche il passaggio politico di Tito Livio, ma quello è il fascino del potere di Roma che già si manifesta con questa immediatezza. C'è l'immediatezza ben individuata da Michel Foucault, che pure è citato nel testo, del splendore dei supplizi, cioè della sottoposizione del colpevole o presunto colpevole
all'immediatezza del supplizio nella pubblica piazza. In fondo, non è lontanissima l'epoca in cui si additava qualcuno o qualcuna meglio come strega, e di lì al rogo il passaggio era molto rapido. Ma c'è un'ansia dell'immediatezza che pervade anche la nostra contemporaneità e che, secondo me, è altrettanto pernicioso, perniciosa per altri aspetti. Cioè, la voglia di parlare immediatamente, di commentare immediatamente, di non esercitare la razionalità, di scegliere, anziché la dialettica, il tweet. Allora, rimango sul filone, come dire, storico, è che in fondo, quando si introduce questo aspetto, stiamo parlando naturalmente ancora di tempo della giustizia, anche se forse i tempi sono su una dimensione differente rispetto a quelli, ad esempio, del processo. E penso ad una cosa: gli ordinamenti degli uomini, in fondo, si devono garantire dalla trasformazione delle cose, dalla mutevolezza del tempo, perché devono essere dei sistemi solidi che danno delle garanzie. E però, nello stesso tempo, e non so se è possibile dire al contrario, devono però anche lasciarsi aperti degli spazi alle modifiche, alle trasformazioni, proprio perché il tempo scorre e le società cambiano. E vorrei proprio chiederti se in questa dialettica si trova, come dire, una parte del futuro delle nostre società, se attraverso questa dialettica possiamo interpretare il presente e fare programmi per il futuro. Penso solamente a quello che è successo in Italia negli ultimi anni: i tentativi di modifica della Costituzione hanno avuto reazioni che si potevano anche collocare in questi due grandi insiemi. Questo è un tema che rimanda fondamentalmente a due passaggi storici. Uno è quello che addirittura nasce con Giustiniano, che è l'ansia della codificazione. Nel libro è citato Giustiniano perché dopo la codificazione, se la vogliamo chiamare così, in realtà era un'operazione più complessa ancora, il tentativo dell'imperatore fu quello di dire: io ho codificato, non esiste più nulla. Questa è definitivamente la codificazione, queste sono le fonti, non ci sarà più null'altro e neanche più interpretazione. C'è una strana corrispondenza con una vicenda della Sharia, del diritto islamico, che i puristi salafiti ritenevano a un certo punto che avesse raggiunto una stabilità, una codificazione per cui non ci poteva più essere né modifica né interpretazione della legge islamica. Strana questa corrispondenza. In realtà C'è nel libro, tra l'altro. sono citate entrambe, in realtà nell'un caso e nell'altro la spinta del cambiare delle cose, del mutare delle cose era stata ineludibile, per cui sia il diritto romano che il diritto islamico sono stati poi interpretati, sono modificati nel corso del tempo. Corrisponde ancora a questa esigenza la codificazione nel XVIII secolo fondamentalmente, che era invece un'esigenza mercantile. Io come mercante ho bisogno di regole stabili, devo poter prevedere che cosa mi accade dal punto di vista imprenditoriale se tengo un certo comportamento. È un'esigenza della quale si percepiscono tracce ancora adesso. La voglia di dire che si fa una legge per chiarire definitivamente che cosa accade, che è un'illusione. Io uso sempre un esempio nelle conferenze pubbliche quando si parla di questo argomento, è un esempio che ha la sua spettacolarità e anche la sua banalità. Uso una tavola di Vesalio, tavole anatomiche, Sì. dietro la quale chiedo all'uditorio: questo è un essere umano? Ovviamente sì. Dopodiché faccio scorrere dietro la tavola di Vesalio un'immagine alternativamente, a seconda dell'uditorio, di Demi Moore, che è la mia attrice preferita, o di Raoul Bova, che fa sempre effetto, e chiedo all'uditorio: anche questo è un essere umano? Qual è la corrispondenza tra i due? Evidentemente l'operazione è quella della sussunzione sotto un modello,
tavola anatomica è un modello e l'essere umano concreto è qualcosa di irriducibile al modello. E così accade per i fatti della vita rispetto alle leggi. D'altro canto, il secondo aspetto è quello delle costituzioni moderne, cioè dell'idea che si possa invece darsi una legge fondamentale. Allora, noi abbiamo nelle costituzioni moderne il dato fondamentale che non è solo o tanto quello della fissità del testo, costituzioni rigide piuttosto che costituzioni flessibili, ma è quello dell'esistenza di meccanismi di verifica del rispetto e dell'attuazione della Costituzione. E noi nella nostra Costituzione abbiamo un grandissimo e fondamentale meccanismo di verifica che è quello della Corte Costituzionale, che determina ciò che è conforme alla Costituzione, con un'aggiunta. E l'aggiunta è che nel nostro sistema il giudizio incidentale, come si dice, di legittimità costituzionale può nascere da qualsiasi giudice. Quindi è un controllo completamente diffuso che trova poi il suo centro nella Corte Costituzionale che ci dice quello che rispetta o non rispetta la Costituzione. Ti faccio un'ultima domanda. Mi sono appuntato un luogo del tuo libro. E in questo luogo tu scrivi, che in un sistema giuridico rispettoso dei diritti della persona, il diritto penale è diritto penale del fatto e non dell'autore. È una distinzione, secondo me, importante. E divide appunto la sfera del soggetto dal campo dell'azione, sulla quale suppongo il giudice è chiamato a pronunciarsi. E la sensazione, però, leggendo appunto il tuo libro, che emerge tra le pagine in modo più o meno esplicito, è che questa capacità di distinguere, conquista della nostra civiltà, si ha in effetti un po' annacquata. Io non vorrei dire che si stia erodendo, però la sensazione che ho avuto leggendo il libro è questa. E ti vorrei chiedere se appunto questo rappresenti un problema per le nostre società e se nasconda dei pericoli. Beh, quello che dici significa che hai colto un passaggio fondamentale di ciò che forse non è detto esplicitamente, ma che è complementare a quello che è detto nel libro. Sì, io penso che sia un pericolo. Penso che sia un pericolo quello di sfuggire dalla logica del diritto del fatto verso il diritto dell'autore. Il ragionare per categorie. Il passare anche ad un altro fenomeno molto più complesso in verità, il passare dal regno del diritto penale che ha le sue garanzie nel processo a quello del diritto amministrativo, dove invece si agisce esecutivamente, è qualcosa che storicamente è molto preoccupante e può essere un campanello d'allarme verso derive autoritarie. Si giudica ciò che qualcuno ha fatto, non ciò che qualcuno è, ma è molto facile determinare una categoria e amplificare il come questa categoria viene trattata o colpita in funzione dell'appartenenza alla categoria etnica, razziale. Ma addirittura io sostengo può essere l'amministrativizzazione della tossicodipendenza, della appartenenza al tifo calcistico, dell'appartenenza etnica. Ho trovato di recente una fonte, un giornale della fine degli anni 30, un giornale italiano che riportava con apprezzamento il fatto che in Germania, chiaramente Germania viveva l'epoca della notte dei cristalli, quindi era un momento di forte spinta razziale, nel senso più deteriore evidentemente del termine, questo giornale italiano apprezzava il fatto che il governo tedesco e la polizia avessero previsto
la chiusura anticipata di orario delle gelaterie gestite da ebrei, perché erano una fonte di disordine, in cui non era il fatto che si verificassero dei disordini, Ma ma il esattamente il fatto contrario. che appartenessero a persone qualificate come categoria. Allora questo è estremamente significativo, rilevante e negativo. Insomma, l'idea è che la prima linea di difesa è pensare che il diritto alla sua applicazione all'amministrazione della giustizia non siano neanche in senso positivo quello che qualcuno pensa, errando, a mio avviso, che siano, cioè una questione vagamente umanistica, un gioco di buoni e cattivi, ma sono tecnica della coesione e delle relazioni sociali. Forse, ed è appunto una mia supposizione, è come se si ritornasse all'idea della colpa da cui siamo, come dire, emersi. Io penso ad esempio al testo di Cesare Beccaria. Diciamo che dobbiamo tutti evitare, ciascuno per la sua parte, le regressioni, chiamiamole così. Va bene. Grazie Giuseppe, Grazie a te. e ha parlato di linea di difesa, il diritto in fondo possiamo considerarlo tale. E io penso che allo scopo di rafforzare le nostre linee di difesa verso non si sa che cosa, verso un futuro che per ora non sappiamo ancora immaginare, ecco, penso che questo, il tempo della giustizia, possa essere uno strumento validissimo, per cui io vi consiglio caldamente di leggerlo. Un caro saluto da Giuseppe Milcare e da Giuseppe Battarino. Grazie.